siamo onorati di averti come testimonial della campagna. Grazie, 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 molto gentile. Ma ci siamo chiesti, visto che da anni sei impegnato sul fronte della povertà, dei diritti degli ultimi, ma chi te l'ha fatto fare? Ma me lo chiedo anch'io, ma chi me lo fa fare? Ma io stavo tanto bene, facevo come fanno tutti quegli altri attori, che adesso stava una bella festa con mannaggia la miseria sulla terrazza Martini. Facevo queste belle cose, invece no, guarda. Stai qua. Qua a Piazza Farnese con noi. Piazza Farnese, Chi me lo fa fare? Chi te lo fa fare? Non lo so, non. No, mo, a parte di me lo chiedo, ogni tanto me lo chiedo, poi mi rispondo anche. Ah! Sulla terrazza Martini, ma mi annoio mortalmente. Mo. C'è pure un po' troppo freschetto. B. Oh, mi piace, non so che dirti. Mi appassiona questa cosa qua, mi appassiona perché ho avuto la fortuna di girare il mondo, ho avuto la disgrazia di vederle certi, come dire, certi diritti negati e violati, che in qualche maniera, no, segna un po' l'anima. Allora quella piccola cicatrice uno cerca di camuffarla un po' con un fardo che gli permetta anche di riuscire poi a convivere con se stessi. Le cifre della povertà sono enormi, sono sì, folli. Sì, 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 sì. Parafrasando Massimo Troisi, scusate il ritardo, sì. Potremmo dire quelli sono tanti, io so uno. Che si può fare? Che si può fare? E non lo so, quello che si può fare non lo so, nel senso che questo è un errore che si fa sovente quando si parla con uno che fa il mio mestiere, no? Faccio l'esempio di Grillo, per esempio, no? Che lui fa tutta una serie di cose e poi ti chiedono qual è la soluzione, che ne so qual è la soluzione. E io ti posso dire qual è il problema, non è la soluzione, come dire, il comico fa le domande, la politica dà le risposte. E quello, io faccio le domande, poi che cosa si può fare, ho qualche vaga idea, ma non credo che sia sostanziale e fondamentale. Le idee più corpose ce le devono mettere quegli altri. Io il mio ruolo, il mio proprio ruolo istituzionale, proprio per cui il mio mestiere è fatto apposta, è quello di fare domande, non di dare, ecco, per adesso. Ma in questo caso hai capito, annaccio, perciò non volevo fare l'intervista, perché tu mi fai le domande a me. Senti, vuoi dire qualcosa agli attivisti o agli Amnesty e tutti coloro che sosterranno questa campagna Io Credo in Dignità? Fate domande, domandate, finché qualcuno non risponde, domandare. E invece a quelli che dicono siamo stufi, basta questa povertà, cosa vorresti dire? Pure io sono stufo, basta questa povertà, basta risolvere il problema della povertà. Certo, c'è qualcuno che dice che per risolvere il problema della povertà basta eliminare i poveri, ma mi sembra... Sono un po' tantini, mi sembra un po' eccessiva come soluzione, ecco, mettiamola così. Ok, ti ringrazio molto. Finita? Sì, è finita, sono stata bravissima. Sono state facili, queste sono state facili. Te l'avevo promesso. Ero preoccupata, mannaggia.